Hai visto dove siamo? Una salina, una discesa di 7 km senza alberi, senza pietre, perfettamente pianeggiante. E qua voglio dare vita a qualcosa che ho in mente da 15 anni. Come vedete dai miei capelli, c'è vento qua e il progetto di oggi avrà proprio a che fare con il vento. Quindi ci spostiamo davanti al garage e iniziamo a tagliare, saldare, vediamo cosa esce fuori. Il veicolo di oggi è una cosa davvero pericolosa da usare, lo so, è ambizioso come progetto, ma non mollo. Voglio costruire una motocicletta che andrà avanti con l'energia del vento. Cominciamo subito nel costruire la forcella, anzi a modificare una forcella di una bici per ragazzini. La devo allargare decisamente, quindi taglio tutte le parti in eccesso e cerco un materiale molto resistente. Di riciclo ho trovato questo basamento che era di uno sdraio da salotto e questa è la ruota. Come vedete stiamo parlando di una ruota molto larga, più di 30 cm, quindi anche la forcella deve essere fatta su misura. Taglio entrambi i pezzi speculari e li posiziono qua sopra. Per unire il tutto uso una saldatrice che è appena arrivata della Telvin, appena proprio nuovissima. Non ho mai usato una saldatrice così a filo continuo e ho un po' di problemi, non per la macchina ma per come impugno io la torcia, Però dai, sta venendo bene. Metto un rinforzo qua in basso, tornassi indietro probabilmente lo farei più alto, taglierei proprio la parte originale della forcella. Comunque, saldo il tutto in posizione. Mancano quindi due supporti per fissare poi il perno che terrà ferma la ruota e quindi taglio provvisoriamente ora questi triangoli. Li saldo qua sopra. Sto già iniziando a fare un casino con questa saldatrice. Sicuramente non riesco a vedere cosa sto saldando. Non è un problema della maschera, è proprio un problema di posizionamento. Quindi la forcella, nonostante questi problemi, è venuta e non mi resta che attaccare altri supporti, questa volta in acciaio inox. Questo pezzo è fondamentale, terrà tutto quanto il mio peso, quindi voglio usare del materiale di buonissima qualità. La saldatrice nuova è una bomba, nel senso che si chiama Sinergica, ha già tutti quanti i programmi già preimpostati, non devi fare altro che dire che materiale, che spessore vuoi saldare e tutto il resto dovrebbe essere già pronto. Il problema è che io non ho mai usato una saldatrice di questo tipo. Le prime saldature, ok, vengono, ma non sono precisissime perché non vedo dove sto saldando, sicuramente sbaglio qualcosa. L'altro giorno è venuto il fabbro per sistemarmi la serranda, simpaticissimo, e ha detto di andare da lui in laboratorio per andare a imparare. Quindi sfrutto la sua generosità, vediamo in un quarto d'ora di risolvere tutto e torno subito. Quindi aspettate un attimo. Sono passate 48 ore e se queste erano le prime saldature, veramente oscene, ma il problema era proprio che non vedevo cosa stavo saldando, vi faccio vedere ora il risultato dopo un po' di pratica e i consigli di un esperto. Beh, tutta un'altra cosa, Queste sono soddisfazioni, soprattutto pensando che ho questa macchina da neanche 2 giorni. Fantastico. Continuiamo a costruire il telaio e ora vi racconto una cosa, molto interessante. Dovete sapere che le mie origini olandesi si fanno sentire a pieno. Si sa che i campioni del mondo di windsurf e kitesurf sono quasi sempre olandesi. E quindi, non lo so, sarà questo legame che abbiamo proprio con la natura e il vento. Quindi questo macchinino, questa bici kite, per me ha qualcosa, ha un significato davvero importante. Più saldo e più miglioro. Comunque ricordatevi che se non siete dei buoni saldatori potete sempre diventare dei buoni smerigliatori e andare a correggere le parti brutte. Attacco nella parte inferiore della forcella 2 pedaline e questo è il risultato anche con la parte del telaio finita, chiamiamola così. L'idea è quella di sterzare usando proprio le gambe, quindi appoggiare i piedi su queste pedaline. Adesso non so se vi ricordate, un po' di mesi fa i ragazzi di The Car Luxury Design qua a Torino mi hanno regalato questo blocco motore e insieme c'era anche il telaio vero e proprio. Il telaio in questione, se ce lo immaginiamo capovolto, ribaltato, potrebbe essere proprio perfetto per costruire questo veicolo. E c'è solo una cosa da controllare: se la ruota è abbastanza grande, se ci sta, se ci entra. E ragazzi, non ci crederete, ci passa proprio giusta. Devo solo tagliare via queste parti curve che non mi servono, tra l'altro, quindi possiamo rimuoverle. Nel frattempo preparo anche i supporti su cui inserire il perno centrale della ruota e quindi uso questa grossa staffa in metallo e una punta apposita da 20 mm e questo è il risultato. 2 pezzi simmetrici e posso saldarli qua nella parte posteriore del telaio che ho tagliato. Quindi questo grosso modo è la forma che deve avere e per pura fortuna il diametro del tubo d'acciaio
corrisponde esattamente con la distanza che c'è tra i vari tubi del telaio. Guardate, si toccano tutti e quindi saldarlo in posizione è stato un gioco da ragazzi. Anche qua, guardate quanto sono belle queste saldature. Il telaio è veramente super leggero, per assurdo pesano molto di più le gomme, e ora manca la sella. Questa sella proviene da uno schienale di una sedia da cucina e guardate che coincidenza, ha la stessa piega del telaio della moto. Due braccioli presi da una sedia da barbiere possono essere montati qua. La distanza di questi due braccioli è cruciale, voglio essere praticamente incastrato al millimetro tra i due braccioli in modo da avere massimo controllo e in piega, quindi sarà proprio il mio peso corporeo che andrà ad agire sui braccioli per rimettere dritta o piegare il veicolo. Ed eccolo qua, bellissimo. Ok, stavo guardando le pedaline sulla forcella, servono per appoggiare i piedi, così con i piedi comando lo sterzo. Però non avevo considerato una cosa, che essendo tipo una motocicletta, per fare le curve bisogna proprio inclinare tutto quanto il mezzo. Essendo così lunghe rischiamo comunque di toccare il suolo e quindi di bloccarsi e di curva, insomma bisogna o accorciarle o curvarle. Ho visto anche questo video di un'altra persona su YouTube che lo usava e come vedete piega veramente tanto, quindi mi sa che le accorcio e vediamo, è da risistemare comunque. Tutto pronto, prendiamo dell'antiruggine, infatti userò questo veicolo in una salina. A fine giornata sarà completamente ricoperto di polvere di sale. E si sa, il sale è molto aggressivo con il metallo, accelera tantissimo il processo di arrugginimento. Quindi passo questo prodotto su tutte quante le parti in modo da proteggerlo, e la cosa interessante è che si può passare anche sulle parti già arrugginite e andrà a creare proprio un layer protettivo. Guardando la sella ho pensato che crea troppo spessore e quindi alza il baricentro, voglio avere una cosa molto più compatta e quindi vado a installare della gomma piuma appoggiata sopra delle cinghie, quindi questo è anche un trucco per alleggerire la seduta. Posiziono le cinghie sia nella parte della seduta che sullo schienale e ricopro tutto con della pelle ricavata da un divano buttato vicino all'immondizia. Ho anche aggiunto un cuscinetto molto comodo sullo schienale ricavato da una muta da sub e due braccioli in gomma per aumentare l'aderenza con il macchinino in curva. È tutto pronto, non mi resta che salire in macchina, farmi un paio d'ore di macchina e arriviamo a Olbia. Arrivato in salina, come prima giornata sono quasi tentato di uscire, ma c'è davvero tantissimo vento e quindi opto per uscire con un buggy semplicissimo con tre ruote. Farò un tutorial anche su questo, quindi tenetevi pronti perché sarà una macchina davvero molto interessante. Ecco qua alcuni clip della velocità che ho raggiunto. Come seconda giornata in salina, le condizioni meteo sono perfette, abbiamo un vento costante di 9 nodi circa, quindi tiro fuori il kite più piccolo che mi sono portato dietro, un 6 metri, mi metto sul macchinino e provo le prime volte a partire. Direi che è davvero molto deludente, penso anche di dover abbandonare il progetto ed è un enorme dispiacere perché comunque c'è tantissimo lavoro dietro, soprattutto tantissima voglia di usarlo. È un anno che metto da parte i pezzi di metallo per poterlo costruire e vedere che non riesco neanche a fare 4 metri è davvero molto deprimente. Comunque non demordo e penso che continuando a provarci dovrei riuscire a migliorare. Come terza giornata non c'è male, abbiamo addirittura 10 nodi di vento, questa volta voglio stare dalla mattina alla sera, sono venuti anche degli amici a trovarmi, quindi abbiamo girato un po' insieme, sono rimasti stupiti dal telaio davvero particolare e quindi non mi resta altro che concentrarmi e stare sul macchinino. A questo punto posso fare avanti e indietro nella salina, indietro è un parolone, in realtà come terza giornata riesco semplicemente ad andare e non riesco a tornare, per tornare devo tornare a piedi. È molto strana questa cosa, proprio non riesco a stare in equilibrio sul bordo dove ho il kite
sinistra alla mia sinistra, proprio mi viene da cadere. Molto strano, non capisco il senso, però direi che non c'è male. Come terza giornata i progressi ci sono e sta andando decisamente meglio. Come quarto giorno voglio provare a fare qualcosa di davvero pericoloso, voglio gonfiare il kite più grosso che ho, un 10 metri, che è davvero sproporzionato per un macchinino così piccolo, però ho pensato una cosa, che se mi metto in piega e ho un kite bello potente, posso sfruttare proprio la potenza del kite per aiutarmi a stare in equilibrio, cioè se mi sento cadere dalla parte opposta mi tiro sulla barra e mi tiro su. E gioco molto di più con i piedi, adesso il movimento mi è venuto quasi automatico. È molto complicato perché è vero che è come andare in bicicletta, ma non abbiamo mai usato una bicicletta con i piedi, no? Quindi deve solo scattare questa roba nel cervello, secondo me. Quindi come quarta giornata il miglioramento è sostanziale. Il mio cervello fa muovere i piedi in maniera autonoma, riesco a correggere anche ogni più piccola inizio di caduta, quindi sto in equilibrio anche a basse velocità. E la cosa interessante è appunto usare un kite così grosso, mi permette davvero di bilanciarmi bene. E quindi ecco qua un po' di clip del risultato finale. Bellissimo, mamma mia ragazzi che sudata. No, questo forse è proprio il sale della salina. Quindi il progetto funziona da paura. Sicuramente vanno riviste due cose. Innanzitutto la seduta vorrei farla molto più bassa, così il baricentro basso aiuta secondo me con l'equilibrio, non troppo altrimenti poi raschia quando si va in piega. E l'altra cosa che è stato un difetto enorme, ma giustamente non me lo immaginavo prima di costruirlo, usare delle gomme squadrate come queste è deleterio per il progetto, nel senso che è vero che sono quadrate, quindi mi permettono di stare molto in equilibrio da fermo o in un rettilineo, ma non appena inizio a andare in piega è un casino, perché mi ritrovo praticamente in piega sullo spigolo della gomma ed è veramente difficilissimo e si rischia di cadere. E in più quando si gira lo sterzo si percepisce proprio un'inclinazione opposta, insomma vanno messe delle gomme con la spalla tondeggiante.
quindi. O meglio, forse solo quella anteriore. Probabilmente faccio un tentativo e cambio solo l'anteriore. E a questo punto, se siete curiosi e volete scoprire di più il mondo del kite buggy, beh, ne ho fatti altri di macchinini come questo. Quindi vi lascio quello precedente qua e anche il primo vecchissimo, andate a dare un'occhiata. Anzi, c'è addirittura il video come costruirsi in casa un aquilone. Questo qua è vecchio e avrà tipo 13 anni questo video. Andate a dare un'occhiata. Ciao.